Grazie Presidente. 10 anni fa, con il primo decreto legge Salva Ilva, veniva contrastata l'azione della magistratura che poneva il siderurgico sotto sequestro e senza facoltà d'uso perché, secondo le perizie della stessa magistratura, crea eventi di malattia e morte nella popolazione, soprattutto in età pediatrica. A distanza di 10 anni nulla è cambiato, quello stabilimento non si è mai fermato per decreto legge e oggi addirittura arriviamo al paradosso che lo Stato dà 1 miliardo di euro all'Ilva per continuare a produrre con l'attuale assetto a ciclo integrale con altiforni, cuocherie, agglomerati. E questo non è nient'altro che l'ennesimo provvedimento che si somma al precedente 700 milioni. Prima ancora sottratti 150 milioni alle bonifiche per darli alla continuità produttiva dell'Ilva, in totale 2 miliardi e 4 che quest'ultimo governo ha regalato all'Ilva per continuare a produrre, nonostante una sentenza in primo grado per disastro ambientale, nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo per ben 2 volte ha detto che lo Stato italiano non ha difeso i cittadini di Taranto. E questo è vergognoso, non solo perché non viene data la possibilità alle persone di difendersi, lo si fa in nome di una ragion di Stato per la quale si condanna oggi anche altri territori come Gela, Priolo, Piombino. Cosa c'è di onorevole? Che cosa c'è di onorevole a calpestare la dignità e i diritti umani delle persone, dei cittadini? Che cosa c'è? Nulla. Non è soltanto disonorevole, è disonorevole quindi l'azione di questo Parlamento che ratifica queste decisioni del governo, ma è disumano ed è davvero, mi permetta Presidente, è davvero vergognoso che c'è anche qualcuno qui in aula che ci scherza su queste cose. Qui stiamo parlando di persone, qui stiamo parlando di un territorio intero, qui stiamo parlando dello Stato che sta dando soldi per continuare a produrre. Presidente, è vergognoso. Io con questo è il mio ultimo discorso e lascio la poltrona al prossimo che verrà e che questi provvedimenti pigerà senza neanche sapere che cosa sta votando, senza neanche sapere che sta dando ancora la possibilità a uno stabilimento che uccide le persone di continuare a produrre. E questo è solo una grande vergogna. Prendetevi la poltrona e portatevela a casa.